Le celebrazioni del 2 giugno, festa della Repubblica, quest'anno a Campobasso sono coincise con i festeggiamenti per il Corpus Domini. E malgrado le bancarelle che da sempre catalizzano l'attenzione della gente, questa mattina in piazza Prefettura ad assistere alla cerimonia c'erano davvero tantissime persone. Una partecipazione così non si vedeva da anni. Tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine schierati, il coro degli alunni della scuola Montini, hanno fatto da cornice alla manifestazione alla quale hanno partecipato le massime cariche istituzionali e politiche della regione. Una cerimonia solenne nel corso della quale è stato letto il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha ribadito la necessità di favorire la più ampia partecipazione democratica alla vita del Paese. Il bene della coesione sociale si consolida con le scelte di corresponsabilità e di cittadinanza attiva, ha dichiarato il Capo dello Stato. Il bene della sicurezza è responsabilità comune e tutti abbiamo il dovere di contribuirvi, ha aggiunto Mattarella, con comportamenti ispirati alla piena legalità contro ogni forma di violenza e intolleranza. Va arrestato con fermezza ogni rischio di regressione civile in questa nostra Italia, in questa nostra Europa, ha concluso Mattarella. Con l'auspicio, ha detto, che il 2 giugno possa essere in ogni territorio l'occasione di una rinnovata condivisione dei principi e degli ideali repubblicani. Alle parole di Mattarella hanno fatto eco quelle pronunciate dal sindaco di Campobasso Antonio Battista e del presidente della regione Donato Toma, che ha ricordato come il 2 giugno non sia solo il giorno del ricordo e della celebrazione, ma, ha detto, il giorno in cui riaffermiamo la nostra convinta adesione alla Repubblica e alla Costituzione. Prima della chiusura della cerimonia, la spettacolare esibizione dei Vigili del Fuoco, che con una coreografia davvero singolare hanno rappresentato il tricolore, strappando gli applausi alla gente assiepata ai bordi della piazza. Daremo ora inizio alla manovra dello smontaggio.